tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto nel video, per chi mi conosce già, sa che il mio letto non era così alto. Effettivamente non era così alto, perché il letto praticamente era basso, infilato praticamente dentro la spalliera del letto. Non è un letto a contenitore, quindi comunque aveva c'ha dei ganci che comunque conteneva la rete e il materasso, però effettivamente era troppo basso e io non lo sopportavo più, proprio sincera. Quindi cosa ha fatto mio marito? Abbiamo preso i piedi della rete, che comunque quando abbiamo comprato abbiamo conservato, visto che qui non li avevamo messi, me li ha inseriti e il letto, devo dire, che si è, guardate, sollevato tantissimo e io lo stradoro. Primo perché è più comodo, perché comunque a tenere la rete ci sono i piedi, e secondo perché anche nel sistemarlo è molto molto più comodo, perché ogni volta mi facevo sempre male le mani in questi angolini per infilare le lenzuola, insomma una rottura di beep. Quindi sono stracontenta che il mio letto adesso si sia sollevato, infatti mi sento sul trono quando sto sul letto. Figuratevi che Auri dalla culla mi ha detto: mamma, adesso sei troppo alta. Però è molto 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 più comodo. Quindi adesso vi ho fatto vedere solamente mentre facevo il letto, proprio per farvi questo appunto, perché ovviamente chi mi conosce già da tempo e ha visto i miei video dice: ma com'è che c'hai il letto così alto, ho cambiato letto? No, vi ho spiegato il perché. Perché comunque ho fatto tutto ieri, quindi non è che ho tantissimo da farvi vedere, però oggi mi andava così di registrare, sto registrando, spero vi faccia piacere. Niente, adesso vediamo un po', sicuramente il bagno ovviamente lo vado a fare, vediamo un po' cosa posso farvi vedere per rimanere in compagnia, tanto ci aggiorniamo dopo. Ora è appena arrivato un pacco per Auri. Che emozione! Da parte di chi è? Da parte di Valentina, la mia amica Valentina, che ha pensato anche per Auri. Auri è ancora in pigiama perché c'è troppo troppo freddo, troppo freddo. Allora, lo apriamo. Vediamo cosa ci sarà. Lo apri, apri. Prova, ce la fai? Aspetta, dai. Cos'è? Cos'è? Vediamo. È una busta, aspetta, apriamola. Aspetta, c'è da aprire questo, un minuto. Allora, io già l'ho visto e sicuramente ora sarò felice. Intanto leggiamo il bigliettino. Per la piccola principessa Aurora mi è stato chiesto da Valentina di portarti questo regalo in anticipo, perché sei stata davvero brava quest'anno. Con affetto, da Babbo Natale. Allora, sei pronta? Uno, due, tre. Cos'è? No? Chi è? Ti piace? Lei quando si emoziona e sta sempre muta perché si emoziona, amore. È bellissima. E tu ringrazia Vale, ringrazia Vale. Grazie Vale. Grazie di questo bellissimo pensiero, che bella. Questa le mancava di Frozen 2. Facciamola cantare di nuovo? Ammacca. Bellissima. Lei si emoziona e si pietrifica. È vero, mamma? Bellissima. Ti piace? Sì. Falla cantare, vediamo.
Vediamo, facciamo vedere come. Guardate che bella. Che belle scarpe col tacco. Hai visto le scarpe? Sì. Dopo le cambiare. Mi piace tantissimo farla cantare. Buongiorno ragazzi, è il giorno dopo perché purtroppo ieri non ho potuto registrare più perché sono dovuta scendere, avevo delle cose da fare e quindi sono dovuta scendere. E adesso voglio andare a pulire il bagno e lo facciamo insieme così mi fate compagnia, che oggi ho una svogliatezza unica, mi sono svogliata proprio, svogliatissima. Per fortuna non ho grandissime cose da fare, però vado a fare il bagno e poi le altre cosine ve le faccio vedere in un altro video, perché comunque visto il periodo siamo tutti un po' impegnati, quindi non mi va di fare dei vlog lunghissimi, preferisco farli un po' più cortini così magari potete dedicargli quel poco tempo, perché fare dei vlog troppo lunghi capisco che per il momento sono un po' impegnativi. Magari dopo le feste, se vi fa piacere o magari vi piace più questa tipologia dei vlog più corti, fatemi sapere se vi piacciono più corti o più lunghi, o magari solo per questo periodo, e poi dopo le feste riprendiamo con i vlog un po' più lunghi. Intanto andiamo a fare il bagno. E poi per questa sera ho intenzione di preparare, che ve l'avevo detto in uno svuota la spesa, il farro all'insalata. L'orzo, perché ero convinta di aver preso il farro, invece alla fine ho preso l'orzo. Lo andremo a preparare per la prima volta, perché io l'orzo non l'ho mai preparato, però più o meno comunque simile ho notato dalla forma, credo anche, cioè, non penso che sia molto diverso dal gusto, però voglio andare a provare a farlo, quindi andiamo a fare il bagno e poi nel pomeriggio per la cena prepariamo questo farro all'insalata. Quindi adesso diamoci da fare, dai. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this no being too faithful, so young and dumb.
alzarmi, mi sono seduta un attimino con questo meraviglioso sfondo pieno di luci del mio albero di Natale. Allora, prima di salutarvi, vi volevo nel video che avete ovviamente visto, che ho pulito il bagno, vi ho fatto vedere il disinfettante Speak Span. È buonissimo, mi sto trovando benissimo, lo sto adorando praticamente, lo utilizzo per tutto, ha un odore stupendo, mi piace tantissimo, quindi se vi capita provatelo. Detto questo, appena vi saluto, subito dopo ci sarà la ricetta, perché ho preparato l'orzo all'insalata con pomodorini, olive, mozzarella e mais. Io l'ho già assaggiato, è buonissimo, e infatti adesso vado a farmi la doccia e aspetto mio marito che torna, così ceniamo. Detto questo, voglio ricordarvi di seguirmi anche su Instagram, nella mia pagina Instagram, che vi lascio ovviamente il nome qui scritto, ma il link diretto giù nell'info box. E niente, se vi fa piacere seguitemi anche lì. Detto questo, voglio ricordarvi che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video se vi fa piacere, lasciatemi un like di supporto e niente, dopo di me ci sarà il video. Io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, io ho lavato l'orzo e adesso vado a preparare una pentola con dell'acqua. Ho preparato anche la pentola con dell'acqua, ovviamente non piena, perché l'orzo deve assorbire l'acqua. E nel momento in cui bolle andiamo a buttare giù l'orzo. Ok, l'acqua bolle, andiamo a buttare giù l'orzo. Allora, nella busta mi indica di farlo cucinare per 25-30 minuti. Di solito lo faccio cucinare al massimo 25 minuti, però poi dipende, non so da cosa. Io di solito il farro lo faccio cucinare 25 minuti, però di solito lo faccio con le lenticchie. Questo qui non l'ho mai fatto, e mi indica anche di mettere il sale a fine cottura, quasi fine cottura. Quindi adesso copriamo, facciamo cucinare e ci aggiorniamo dopo. Allora, trascorsi 20 minuti, come vedete si sta asciugando l'acqua, e io vado ad aggiungere un po' di sale, che siamo quasi a fine cottura. Lo farò cucinare altri 5 minuti circa e dopo lo andremo a scolare. Poi lo facciamo raffreddare e poi lo condiamo. Nel frattempo ho tagliato un po' di pomodorini, aggiungo dell'olio e poi vado ad aggiungere due spicchi d'aglio interi, in modo tale che si assapori l'aglio con il pomodorino, perché poi così vado a toglierlo, perché ormai lo sapete, io non lo mangio, però potete anche tagliarlo a pezzetti, tritarlo, insomma, o anche non metterlo, sempre gusto personale. Nel frattempo che si prende il pomodorino di sapore, vado a scolare il farro e lo vado a sciacquare sott'acqua per bloccare la cottura. Allora, intanto ho tagliato i pomodorini, come avete visto, ho messo l'aglio, ho condito con sale e pepe, ovviamente a vostro piacere, questo è sempre personale. Adesso prendiamo il farro e lo mettiamo dentro, ovviamente si è raffreddato, forse è un po' piccolo questo. E io vado ad aggiungere anche del mais. Beh, limite cambio dopo la scodellina, qualche oliva, proprio come se fosse praticamente un'insalata di riso, e delle mozzarelline. E adesso vado a mescolare il tutto. Ecco qui, ho mescolato, è qualcosa di spettacolare, l'ho già assaggiato, è buonissimo, non l'ho mai mangiato così, è spettacolare, veramente buono, ve lo consiglio tantissimo, provatelo, soprattutto perché è un piatto
bene o male veloce da preparare, ma soprattutto salutare, perché il farro ha tantissime proprietà e fa benissimo alla salute. I pomodorini, ovviamente la mozzarella, il mais, le olive, insomma è spettacolare. Quindi provatelo, anzi se lo provate scrivete, taggatemi su Instagram e io riposterò le vostre foto. Per questo vale per tutte le ricette che preparo io, perché mi fa piacere ripostarvi. Ho preparato anche delle zucchinette gratinate con il pan grattato. E io ho messo gli aromi quelli delle patate, un filo d'olio e l'ho infilato al forno. E non ve li ho fatti vedere perché li ho già fatti in un video, li trovate in un mio video, ora non mi ricordo quale, se ce la faccio vi metto la bandellina qui, ma sono veramente deliziose.